Miloslav Vuk, morto il 18 marzo scorso. Lo vogliamo ricordare ascoltando un suo racconto nel 1997 a circa 9.000 ragazzi riuniti a Roma. Dà a loro una consegna per la vita. Quando sono stato ordinato sacerdote, dopo 10 anni, il regime comunista mi ha tolto la licenza. Che cos'è la licenza? Il Stato comunista a ogni sacerdote ha dato un permesso di lavorare come sacerdote. E loro mi hanno tolto questa licenza, questo permesso. E io sono diventato laico. Non potevo celebrare la messa, non potevo predicare. Sono costretto di tacere. E ho pulito a Praga i vetri, le vetrine. Sono diventato sconosciuto. Ho girato le strade di Praga pulendo i vetri. E questi momenti, questi 10 anni, sono stati per me anni molto, molto forti. E io direi, sono stati anni, io direi, della mia università della vita. Perché ho potuto vivere ogni giorno nella stretta comunione con Gesù crocefisso e abbandonato. Ma nonostante questo, molte volte sono sorte i dubbi. Devi fare questo lavoro umile, ma il tuo sacerdozio dov'è? Dov'è? E ho trovato la mia nuova identità. E ho scoperto che si è sacerdote quando si sta vicino alla croce di Gesù, perché lui è diventato sommo sacerdote sulla croce. Allora io ho saputo, ho sentito, stando così sotto la croce o vicino alla croce o abbracciando ogni giorno la croce, sono diventato sacerdote e ho trovato il mio sacerdozio in questo essere nulla. Si dice molto facilmente e molto semplicemente, ma devo dire che vivere questa spiritualità e questo ideale da vescovo è più difficile per me che quando sono stato pulitore dei vetri. Perché si sembra sempre di essere qualcuno o qualcosa, essere vescovo, eh? Si deve stare così vicino alla croce di Gesù anche adesso. E questa mia vita e questa mia esperienza che vi racconto è anche per me una forza, una idea guida per la mia vita di adesso. E poi, in questi tempi bui del comunismo, ho potuto vivere nel focolare laico, in un gruppo di quelli che sono totalmente decisi di vivere questo spirito. E allora questo sport, direi, questo training di essere nulla, mi ha portato una esperienza di sperimentare Gesù in mezzo a noi. Ho toccato con le mie mani la presenza di Lui risorto. E queste due cose, ragazzi, di abbracciare Gesù crocifisso risorto e di toccare con le mie mani la presenza di Dio vicino, Dio risorto in mezzo a noi, nel nostro amore, sono cardini della mia vita di vescovo, arcivescovo, cardinale. Vi consegno di fare questa spiritualità anche la via per la vostra vita, per il vostro futuro, per le vostre prospettive, per voi, per tutta la vita.